arrivato a questo punto avrei solo da dirvi alcune notizie sul legame, l'origine per me quasi certa della famiglia di Santo Nazario da questo luogo, adesso sono Nazario dei Burgondi, e poi facciamo un salto più avanti nel Medioevo, perché nell'archivio ho scoperto per caso un documento interessante per la storia di San Nazario che non esiste altrove. Sono due copie, tra l'altro litigano fra di loro poi sui numeri, ma non è la cosa più importante. Innanzitutto, cosa sapete di San Nazario, normalmente legato a San Celso? Nebbio Barbadane. Ah, lui è romano, no? L'ha detto dopo. Allora, la cosa certa è che probabilmente nel 395 o 396 d.C. il vescovo Ambrogio di Milano, fuori porta di Milano, in cimitero trovò le spoglie di un martire, che era San Nazario. Le spoglie furono riesumate e furono portate nella Basilica degli Apostoli, che poi fu chiamata la Chiesa di San Nazario. Il custode del cimitero gli ha detto: ma guarda, lì c'è un altro martire, si chiama Celso. Allora sono andato a andare su quella topoli, ha pregato un po', non è un'invenzione, l'ha scritto il suo segretario 10 anni dopo questa storia. È andato lì, ha pregato un po' e poi se n'è ritornato a casa. Sembra che Sant'Ambrogio abbia mandato alcune reliquie ad alcuni conoscenti, ad alcuni amici, e anche in Francia, in Provenza. Dalla metà del V secolo, quindi a partire dal 450, cominciano le leggende, per cui San Nazario viene legato a Celso. Si crea una biografia più o meno al tempo di Nerone, si creano alcune cose fantasiose e lo fanno passare queste storie dei luoghi dove c'era la venerazione sua. Sant'Ambrogio era nato a Treveri, per cui lo fanno passare anche per Treveri e poi viene martirizzato a Milano. La cosa mi è venuta in sospetto dal punto di vista storico perché quando facevo le ricerche su San Nazario ho scoperto che c'era un altro San Nazario che era stato fatto martire a Roma. Il padre di Carlo Magno aveva fatto traslare per fare un piacere al vescovo di Metz in Alsazia le reliquie di questo San Nazario e di altri santi che poi erano state donate per la fondazione di monastero. San Nazario, che veniva da Roma, è il santo del monastero di Loche, è vicino a Magonza, è rimasto ancora qualcosa di preromanico come struttura. E a questo punto non mi raccapezzavo più. Di fatto c'è anche una lunga diversità delle date della venerazione, non lo sappiamo, il 28 di luglio, però l'altro San Nazario sembra sia stato, è venerato il 12 giugno, poi l'ha messo insieme con San Nazario Celso di Milano, e sembra che sia stato un martire al tempo di Diocleziano, quindi all'inizio del IV secolo, 303-304, ci fu la grande persecuzione. Questo è quel poco che sappiamo. Fino a un anno e mezzo fa avevo la convinzione che la chiesetta che c'era qui, forse la cappella che c'era qui, fosse frutto, come in altre chiese in zona, dell'opera missionaria dei milanesi venuti a evangelizzare i pagani nel VI-VII secolo, creando queste chiesette. C'era un San Nazario del Bosco vicino a Saierano, Villa Viscossi ha anche il titolo di San Nazario, la parrocchia, e così via. Da un anno e mezzo non ho più questa convinzione e avrei quasi
l'ipotesi, le ipotesi più fantasiose a volte sono quelle vere, che il San Lazzaro nostro sia reimportato. Poi c'era San Lazzaro e Celso, li ha messi insieme e i santi vanno sempre bene. Perché è reimportato? Da quando i Franchi, Carlo Magno, sconfissero i Longobardi, venne a insediarsi in Alta Italia e non solo in Alta Italia, molta nobiltà franca, che in parte riciclava gli amministratori che c'erano dall'epoca longobarda, in parte si portavano i loro amministratori dei beni che avevano. Questi amministratori potevano avere loro beni, i famosi beni alloggiati. Non erano feudatari, però potevano avere le loro proprietà. E a questo punto facciamo un salto forse di 100 anni. Nel documento che Giose cita e che dagli anni 20 del secolo scorso è posto a inizio della storia della famiglia San Lazzaro, nel 982, il documento in sé, mia opinione, è un falso. Nel 1290 ci sono degli errori troppo vistosi sia dal punto di vista giuridico che anche storico. Però di fatto ha un nocciolo. I nomi che compaiono sono i nomi che poi ricompariranno sempre nella famiglia. E pensate, nell'ottavo, nono, decimo secolo non c'erano leggi uguali per tutti. C'erano il re, l'imperatore, i nobili, il popolo libero, che erano molto pochi, e i servi della gleba, gli schiavi, ovviamente. E ognuno aveva la possibilità di seguire la sua legge originaria, quindi c'era gente che viveva secondo la legge romana, secondo la legge longobarda, secondo la legge dei bavari, secondo la legge degli svevi e così via. Nel documento citato questi personaggi dicono di vivere secondo la legge salica. Non sapete che cos'è? È la legge dei Franchi, che era diffusa nell'area occupata dai Franchi e anche in Borgogna. Non pensate alla Borgogna, all'attuale Borgogna francese. Il regno di Borgogna nel IX-X secolo è una cosa molto elastica, legata al sovrano, che va dal lago di Ginevra fino all'Alsazia, fino alla Lorena, si restringe, si amplia secondo le eredità. E qui arriva la mia ipotesi. Nel 938 il re di Borgogna, promette alla sua figlia, che aveva 7 anni, al re d'Italia, che era Ugo, che aveva un figlio Lotario. E in questa occasione la fanciulla di 7 anni riceve molti possedimenti, c'è l'altro motorino originale ancora a Milano, e tra l'altro un possedimento che, calcolato secondo la stima minore, corrisponderebbe a 103.050 ettari con le misure nostre. Se calcoliamo la misura delle piccole corti come la era al nord delle Alpi, potreste anche raddoppiarla. E non è che la ragazzina, scusate l'espressione, potesse amministrare i beni suoi. Quando viene in Italia, appena dopo questa donazione, dopo aver avuto la dote, probabilmente ci fu un lungo seguito di impiegati, di guardie e di altre cose. E non è un caso che in questa occasione salta fuori il nome di Aderano, che è il primo marchese del Monferrato. E non è un caso che in questa occasione salta fuori una famiglia in cui c'è il nome e il soprannome Burgundo. Per mio conto, questa famiglia faceva parte di questo gruppo di amministratori, di persone che vennero al seguito della ragazza che si chiamava Adelaide, sposò Lotario nel 947, i re giovani non avevano una vita molto lunga a quel tempo, non si sa bene per che motivo,
e quando muore Lotario, Berengario lo mette in galera. Allora lei, suo fratello, era a servizio di Ottone di Sassonia, Ottone di Sassonia la fa liberare e lei sposa Ottone di Sassonia. Lei come regina d'Italia passa il titolo di re d'Italia a Ottone. Ottone poi diventerà imperatore e Adelaide diventa imperatrice. È la famosa Adelaide che fece la donazione al monastero di San Salvatore, in cui c'è la famosa cella di San Lazzaro, che Mario Zucchi, sepolto al nostro cimitero, disse era la testimonianza più antica dell'origine di San Lazzaro dei Burgondi. Questa cella di San Lazzaro, scusate l'espressione, è una bufala, perché la cella di San Lazzaro c'era effettivamente, ma dal testamento di Adelaide del 999 questa cella era a Novara, nella città di Novara, perché c'è poi un'altra parte del testamento in cui c'è elencato tutti i beni di questo monastero che poi era sotto il controllo di San Salvatore di Pavia. Quindi di San Lazzaro dei Burgondi non abbiamo documenti certi fino alla fine del 1100, inizio del 1200. Ho la mia convinzione che questa famiglia, che si chiamava di Santo Nazario, che al limite può aver portato anche dalla Borgogna o dalla Provenza la devozione al San Nazaro, che poi si è fuso con il San Nazaro Lombardo, avesse la residenza qui, amministrarsi i beni che erano in questa zona. Dal 1100 si trasferiscono a Pavia, diventano cittadini pavesi, continuano la loro attività amministrativa, hanno le loro proprietà. Guarda caso, gli esempi più lampanti sono Giarole, che è una proprietà a lato di un luogo già esistente. L'altro esempio lampante, perché la famiglia aveva la sede qui fino al 1400, Pietramarazzi, che è una località accanto al vecchio Pavone, che era il centro vecchio della... E la stessa cosa si può dire delle proprietà nell'Oltrepò. Cioè loro avevano le loro proprietà in una zona che non era legata a un centro già esistente. Sono impegnati nell'amministrazione, nella politica, sono avvocati di monasteri, perché da Carlo Magno un ente ecclesiastico non poteva avere rappresentanza civile, giudiziaria, quindi ogni atto che si faceva doveva esserci un rappresentante avvocato. E in questa occasione i tre o quattro fratelli sono legati come pavesi a Federico I di Svevia, da noi noto come Federico Barbarossa. Per cui 852 anni fa, come ieri, ricevono il privilegio di poter gestire i loro beni senza che nessuno li molesti, prima cosa. Seconda cosa, possono trasmettere questo privilegio ai loro figli. Terza cosa, sono esenti da tasse, tranne alcune cose che vanno direttamente all'imperatore. E avevano poi alcuni altri. Il documento è interessantissimo, scritto anche in un bel elegante latino della cancelleria di Federico Barbarossa. Questi privilegi vengono poi rinnovati da Federico II di Svevia, da Enrico VII e da Venceslao di Boemia. Nel 1395 finisce questa serie, perché poi cambiano le strade. E a questo punto ci spieghiamo anche come mai dall'inizio del 200, la prima testimonianza certa del 1250, il San Lazzaro nostro viene chiamato dei Burgondi, perché qui abitavano quelli che venivano dalla Borgogna, che non è, come vi dicevo, lei l'ha detto molto bene, fino all'epoca napoleonica gli stati, i confini erano... C'era una regione dove c'era il sovrano di questa regione, si chiamava così, poi i confini reali, le popolazioni cambiavano, per cui questo luogo ebbe
questa giunta per distinguerlo da San Mazzaro del Bosco vicino a Sairano. E da questo momento la testimonianza va avanti nei secoli.